Ciao ragazzi, è la prima volta che mi capita di fare un video quando la partita ancora non è finita. Mancano 35 secondi, stiamo vincendo 5-0 con la Lituania, non so. No, non riesco a farmela vedere perché sicuramente non farei vedere nulla dato che sono impedito con la videocamera. Sto facendo vedere solo i tifosi in pratica. 5-0, una partita perfetta, una partita facile. Contro un avversario che ovviamente sapevamo non era a livello di per esempio della Svizzera, ovviamente di un livello molto scarso, però insomma già per esempio aver fatto 4 gol nel giro di 29 minuti, di 30 minuti, non è assolutamente male, anzi l'Italia che parte forte, sinceramente io i primi minuti non li ho neanche visti, tanto qua si stanno lamentando, non ho capito perché. I primi minuti in realtà non li ho neanche visti, ma comunque ho visto un'Italia arrembante. Intanto è finita adesso la partita. Dicono anche che la Svizzera abbia pareggiato, quindi benissimo così. E ho visto comunque un'Italia arrembante, molto concreta, molto cattiva sotto porta, cosa che era mancata per esempio nelle scorse partite. Infatti già dopo 11 minuti Kane, che per fortuna che torna a giocare titolare, perché secondo me Kane non piace tanto Roberto Mancini, non gli ha dato fiducia, non l'ha convocato per l'Europeo. Oggi per esempio ha fatto una buona doppietta, comunque abile come al solito sulla fascia nell'uno contro uno con quelle sue finte lì, imprevedibili, non si sa mai cosa succeda. Segna appunto 1-0, lui mi sembra assist addirittura di un giocatore della Lituania e appunto 1-0 con un tiro sul primo palo, 2-0 lo segna un autogol, anche se comunque il merito di Raspadori che si smarca da una per... Dicevo, 2-0 lo segna Raspadori che è abile a smarcarsi dal suo diretto avversario, difensore, che comunque lo teneva sempre molto abbracciato alla maglia, cosa che un ragazzino, non so in Lituania che usi abbiano, ma non si dovrebbe fare secondo me. Comunque riesce a segnare, riesce a trovare il giusto tiro, che appunto viene deviato da questo difensore lituano e segna il gol del 2-0, 3 minuti dopo l'1-0. Ho visto comunque un'Italia che andava spesso sulle fasce, un'Italia che comunque ha molte alternative in campo, per esempio se c'è Di Lorenzo a spingere, se no comunque puoi affidarti a Bernardeschi, se Bernardeschi si accentra c'è Pessina, insomma, buone cose, buone cose. 3-0 ancora Raspadori, tiro, non mi ricordo bene l'azione, ma è tipo una palla che gli capita, tiro potente sotto la traversa, e poi 4-0 di Kane, che riceve palla. Questa volta buona assist di Bernardeschi, lancio illuminante, e appunto lui la mette sotto il set, non era facile, bel gol. Bernardeschi che mi è abbastanza piaciuto nell'uno contro uno, come d'altronde Kean, però diciamo che ha sbagliato alcune cose semplici, qualche stop, ma su sbavature, ecco, nulla di più. Poi c'era Spadori che non mi convince a pieno, ma oggi ha segnato comunque un gol barra due, quindi anche trovare il primo gol con la nazionale maggiore è assolutamente una buona cosa. Poi c'è entrato Scamacca che ha soltanto provato un colpo di testa, ma ha soltanto provato un colpo di testa su un cross. E dall'altra parte c'era Kean, centrocampo. Cristante mi è piaciuto perché comunque ha saputo bene lui fare il centrale quando è uscito Jorginho, l'ha saputo fare bene, ce l'aveva sempre lui la palla e secondo me ha fatto una buona partita. Poi c'è Pessina che appunto vi dicevo un'alternativa in più, abile alle sue caratteristiche, le sfrutta al meglio. Mi aspettavo segnasse oggi, non so perché avevo il presentimento segnasse Pessina, invece non ha segnato, ma fa niente, buona gara anche la sua. Poi c'era Jorginho che vabbè. Bene, bene Jorginho. E poi chi era l'altro? Vabbè, Cristante, è entrato Castrovilli che è andato vicino al gol, ha preso un palo e anche lui mi è piaciuto abbastanza. Calabria, non dico ottima gara, ma comunque buono, sopra le mie aspettative, con inizio soprattutto con personalità. Nostro Bastoni bene, Acerbi anche.
e di Lorenzo che ha trovato quel gol fortunoso e sul tiro cross che alla fine si è impennato sotto l'incrocio. Mi è piaciuto anche lui. Oggi hanno giocato tutti bene, a parte forse Berardi che quando è entrato non ha saputo sfondare al meglio nell'uno contro uno, rientrava sempre e finiva che ne aveva sempre tre addosso, non è riuscito a fare bene. Ha sfiorato anche lui il gol su punizione, sarebbe stato bellissimo se l'avesse messa davanti al suo pubblico. E niente, diciamo 5-0, la vittoria che serviva, una vittoria per il Molare, una vittoria con tanti gol, appunto perché il girone conta anche questo. E bene così, serviva dare una risposta, è arrivato ultimamente, vittoria 5-0 contro un avversario che non era forte, però comunque che darà fiducia anche in vista della Nations League di ottobre, per esempio, e anche con praticamente lo scontro diretto per il primo posto del girone contro la Svizzera a novembre. Ora per fortuna riprende il campionato con l'Inter e non ho più niente da dire. Qui stavano seguendo con le interviste, hanno intervistato Mancini, Ken e niente, io concludo quel video, ciao ragazzi.